Ciao ragazzi, sarà molto 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 difficile girare questo video, però voglio provarci, non voglio solo provarci, voglio riuscirci. Non vedete la postazione solita perché quando solitamente giro alla scrivania, con la mia solita postazione appunto, sono seduta su uno sgabello, quindi scomodissima, però per amor della postazione resto scomodissima e giro il video. Questo video sarà molto difficile da girare, quindi non voglio essere scomoda, non voglio essere rigida, non ho punti alla quale fare riferimento perché non mi sono preparata a nulla, non che solitamente prepari i miei video, semplicemente mi segno che cosa non dimenticarmi, soprattutto per quanto riguarda le recensioni o quando vi racconto qualche esperienza, eccetera. E niente. Mi vedete quindi sul mio divano, sul divano della mia camera, così sono comodissima, sono più tranquilla e possiamo farcela. Partiamo dal principio, tra virgolette, ovvero da ciò che mi ha spinto, diciamo che mi ha dato l'ultima spinta per girare questo video, ovvero giorni fa, non mi ricordo precisamente quando, se la settimana scorsa o addirittura quella prima, insomma non è importante, giorni fa, tramite le storie di Instagram, ho condiviso un po' con voi quelli che sono stati i miei pareri riguardo la seconda stagione di 13. Quando è uscita la prima stagione l'ho guardata poco tempo dopo, il giorno di uscita, mentre questa seconda stagione l'ho guardata a scoppio ritardato, infatti ho finito di guardarla appunto qualche giorno fa. Dicevo appunto che tramite le storie di Instagram ho condiviso con voi i miei pareri a riguardo, così come faccio ogni volta che ho voglia di farlo, quindi quando guardo qualsiasi altra cosa, leggo qualsiasi altra cosa, faccio qualsiasi altra cosa che appunto voglio di condividere con voi. Vi ho confermato che sono tra i pochi ai quali a quanto pare è piaciuta a tratti più la seconda stagione della prima. Per quanto mi riguarda, sono sempre molto interessata a quello che succede dopo un determinato evento, in generale, cinematograficamente parlando, e a quando si scava in modo particolare in uno o più personaggi, si capisce quello che c'è dietro, i personaggi, il loro sviluppo, e non mi dispiace quando questo viene fatto in modo lento, diciamo, in quel modo che ti accompagna proprio alla scoperta, che avviene proprio in modo lento, appunto, a piccoli passi. Però il motivo principale è che ho guardato la prima stagione da esterna, nel senso, a ciò che succede nella prima stagione sono non legata ma molto vicina, e nonostante questo, ho guardato la prima stagione da esterna alla storia dei personaggi, non da interna. Cosa vuol dire? Che essendo vicina a determinate cose che succedono nella prima stagione, ho passato il tempo in cui l'ho guardata a farmi domande su domande su domande per quanto riguarda la mia storia e non quella dei personaggi, quindi stando esterna alla storia che stavano vivendo i personaggi, appunto. Durante la seconda stagione invece sono riuscita a distaccarmi dalla mia storia e entrare in quella dei personaggi, quindi a vivere la seconda stagione da interna. Questo credo sia stato il motivo più grande che mi ha fatto apprezzare a tratti più la seconda della prima. Quando ho condiviso appunto tramite le storie di Instagram questo mio parere, insomma questa riflessione, alcuni di voi, chi inconsapevolmente, chi una persona in particolare in modo consapevole, mi ha spronato e dato appunto quella spinta in più, mi ha fatto arrivare in qualche modo un messaggio dall'universo intero, cosa alla quale io credo molto, per approfondire quel discorso e condividere con voi anche questa esperienza. Se ci penso, infatti, in questi anni ho condiviso tante cose con voi che inizialmente non avrei pensato di condividere, non volevo condividere, e che poi invece ho iniziato a condividere, ho condiviso per motivi specifici. Quindi quel giorno mi è arrivato un messaggio privato su Instagram in particolare che mi ha fatto dire: ok, è arrivato il momento di condividere anche questa mia esperienza perché potrà essere d'aiuto a persone che si sono ritrovate nella mia stessa situazione, magari ci si trovano in questo momento, magari ci si ritroveranno e potranno pensare appunto a
alle parole che spenderò per raccontare il tutto, per condividere il tutto. Ci sono tante cose ci sono tante, tante, tante cose che mi hanno trattenuto dal farlo fino a questo momento e che anche quel giorno, quando appunto mi è arrivato questo messaggio che mi ha fatto dire forse è arrivato il momento, di farlo, di condividere anche questa cosa, anche quel giorno ho pensato a tante cose che comunque mi frenavano, però ho pensato a come risolvere, tra virgolette, queste cose. Naturalmente non monetizzerò assolutissimamente questo video e già sapere di poter decidere di fare questa cosa, quindi decidere di non guadagnarci quel piccolissimo guadagno che ricavo dai video, è una cosa che mi fa dire ok, questa cosa che mi darebbe fastidio, mi frenerebbe ancora dal girare questo video, è una cosa che posso risolvere. Io semplicemente decido di non monetizzare assolutamente con questo video. Sto più tranquilla perché è una cosa che mi farebbe proprio mi darebbe proprio tanto, tanto, tanto fastidio. Dunque, da sempre, per sempre, la mia paura più grande è quella della morte. Non tanto la morte in sé come cosa che accade, che deve accadere, che prima o poi accadrà, ma come cosa che si è costretti ad affrontare restando vivi. Nel senso, ho paura dell'affrontare la morte di una persona cara che non c'è più, mentre tu invece sì. Tu sei ancora qui e devi trovare i modi per continuare a vivere la tua vita senza più quella persona. Questa paura si è avverata nell'estate del 2013, nel luglio del 2013, non vi serve sapere il giorno preciso, perché una mia cara amica, un'amica speciale, una di quelle con la quale si ha una confidenza che non si ha con altri amici, ha deciso di andarsene, di lasciare questo mondo e so che è una frase fatta, ma come molte frasi fatte, anche questa è vera, quando l'ho scoperto, quando sono venuta a conoscenza di questa cosa, mi è crollato il mondo addosso. Mi ricordo benissimo quel momento in cui ho sentito davvero tutto, tutto, tutto il peso del mondo, un peso fortissimo. Mi ricordo proprio che rimasi sconvolta, che scoppiai proprio a piangere all'istante, che corsi giù in cucina da mia mamma urlando, piangendo, lei poverina non capiva che cosa stesse succedendo e io non riuscivo a parlare, non riuscivo a spiegarmi, riuscivo soltanto a piangere perché ero davvero sconvolta. Perché dico quando l'ho scoperto? Perché quell'anno, in quel periodo, io ho passato un mese a Liverpool, dove allora viveva ancora mio fratello maggiore, prima di trasferirsi poi definitivamente a Chester, e non avevo una SIM inglese perché mi accontentavo di avere il wifi a casa e di utilizzarlo soltanto quando eravamo a casa. Quindi, complice questa cosa, complice il fatto che, indipendentemente da questo, comunque, quel periodo, già da qualche tempo non ci sentivamo costantemente, quotidianamente, ma in modo più sporadico per aggiornarci. Complici, insomma, questi fattori, io ho scoperto il fatto una volta arrivata in Italia, quindi qualche giorno dopo, provando a contattarla, non ricevendo risposta e scoprendo appunto il tutto. Per me lei era, questo video, oltre ad essere difficile, faccio anche fatica a ricordarmi di usare il passato, perché io normalmente parlando di persone che non ci sono più uso comunque il presente, non uso il passato, è una cosa mia, solo che in questo video penso che vi confonderei molto le idee, quindi devo ricordarmi di usare il passato e anche questa cosa mi fa stare male. Dicevo, per me lei era un'amica speciale perché ci siamo conosciute nel lontano 2006-2007 in un forum, quindi sono sicura che molti di voi si ritroveranno in questa amicizia, sono sicura che molti di voi hanno avuto amicizie simili anni fa o ancora adesso su di un forum, quindi avevamo un'amicizia a distanza. Ci siamo incontrate poi un paio di volte in occasione di un concerto che poi era stato annullato, ma vabbè, dettagli, poi a una fiera del fumetto, però appunto abbiamo mantenuto per tanti anni un'amicizia a distanza legata da tantissime nostre passioni che condividevamo, quindi era
Era una di quelle amicizie a distanza, fatta di tante confidenze, tante passioni condivise, quindi speciale per questo motivo, ma anche e soprattutto per come lei era fatta, perché era una persona molto particolare, nel senso positivo del termine. Seppur condividevamo tante cose, eravamo in disaccordo su tante altre, ma la nostra amicizia non è mai venuta meno per questo e da parte sua era una gran cosa. Perché comunque era una persona molto diffidente, che non si fidava affatto delle persone, che non aveva molti amici, aveva tanti hobby, molti in solitaria. Quindi da parte sua c'era questo avermi preso sotto la sua ala, diciamo così, sotto la sua benedizione, diciamo così, perché era una persona molto selettiva. Quindi la nostra era un'amicizia speciale anche e soprattutto per questo, per il suo essersi legata a me. Nonostante fosse una persona che non si legava e non aveva interesse nel farlo. Lei era una bellissima ragazza, anche se non lo credeva, era un sacco brava a scattare fotografie, a disegnare, anche se non ha mai creduto di essere abbastanza brava. Una cosa che mi ripeteva sempre era che sì, ok, era bravina, come diceva lei, in determinate cose, però non era eccellente in una determinata cosa. Quindi secondo lei non era brava a niente, non aveva nessun talento. E sognava di andare a vivere in Giappone perché credeva che fosse proprio quello il suo paese, la sua dimensione, diciamo. Sognava di avere appunto l'occasione di trasferirsi in Giappone e vivere una vita lì. Aveva tantissime passioni, tante di queste le condividevamo, quindi dal cinema alle serie televisive, ai libri, fumetti, manga, il cosplay. Io la chiamavo Mula, perché era cocciuta come un mulo, anzi molto più di un mulo, e per l'appunto lo è stata fino alla fine. E lei mi chiamava Burdel, una cosa che mi faceva un sacco ridere, perché sostanzialmente ero una delle poche persone che portava movimento nella sua vita e grasse risate. Ed era naturalmente tante, tante, tante altre cose, così come lo era la nostra amicizia, molto più di quello che vi ho raccontato. Quell'estate del 2013 sono naturalmente sprofondata nel dolore, come potete immaginare. E subito dopo sono anche sprofondata nei sensi di colpa, tanti, tanti, tantissimi sensi di colpa, a partire dal fatto di aver scoperto il tutto a scoppio ritardato e il fatto di non esserci sentite spesso nel mese che io ho passato a Liverpool, e insomma tutta una serie di sensi di colpa, appunto, che non starò qui ovviamente ad elencare, come non starò qui ovviamente ad elencare troppi fatti che la riguardano. Sensi di colpa che inizialmente mi hanno veramente travolta e poi ho cercato di gestire, e in generale è stata un'estate molto difficile, molto dolorosa, in cui ho sofferto molto. Però un giorno della fine di questa, nella città a fianco a quella in cui vivo, c'è stata una cover band dei Queen. Per le due o tre persone al mondo che non sanno che cosa significano per me i Queen sono la mia band del cuore, la mia band guida, la mia religione. E quindi quel giorno, giorni prima di quel giorno, scoprendolo, avevo preso quello come un po' come un messaggio da parte dell'universo, come se fosse un po' un messaggio anche da parte sua. Mi ero fatta forza e coraggio, mi sono forzata di uscire di casa quella sera e distrarmi davvero quella sera. E così quella sera, con le mie canzoni del cuore, ho iniziato un po' una piccola rinascita. Ho deciso di sorpassare tutti quei sensi di colpa, pensando che non sarei mai potuta tornare indietro nel tempo, anche se avessi potuto farlo, non è detto che sarebbe stato mio compito cambiare gli eventi, e che quindi quello che potevo fare era davvero sorpassare finalmente quei sensi di colpa, smetterla di sentirmi in colpa così tanto, accettare tutto quanto, anche quelli, e deciso in quel momento di non pensare più, o comunque non pensare più così tanto a tutto il brutto che non avrei mai potuto cambiare, ma a tutte quelle poche belle cose che lei, nonostante tutto, da questo mondo aspettava. Quindi mi sono concentrata proprio su quelle, su tutte quelle che già conoscevo e quelle che magari ho dovuto ricordarmi. Ad esempio, aspettava di vedere Alice in Wonderland 2. Aspettava di vedere Pirati dei Caraibi, quello che sarebbe dovuto uscire quell'anno, che adesso mi sfugge.
aspettava di vedere Jurassic World. Insomma, mi sono concentrata su tutte quelle piccole o grandi cose che assieme o non insieme aspettavamo, aspettandole anche per lei e una volta arrivate guardandole e facendole anche per lei. E così ho continuato a fare di anno in anno e così continuo ancora a fare. E concentrarmi su questo, aver deciso di fare proprio questa cosa precisa, penso che sia stata la cosa che più di tutti mi ha smossa e aiutata e fatto passare oltre accettando il tutto. Ogni anno in questo periodo le scrivo per ricordarla, per sentirla più vicino e facendolo ho sempre condiviso la cosa online, però l'ho sempre fatto più per sfogo. Quest'anno ho deciso appunto, come dicevo inizio video, di farlo in modo diverso per i motivi che vi anticipavo a inizio video e perché sono successe tutta una serie di cose all'inizio di questo mese che mi sono sembrate proprio succedere appositamente per arrivare a questo punto. Soprattutto un messaggio che mi è stato scritto mi ha lasciata senza parole, mi è sembrato veramente un messaggio da parte dell'universo, un po' come se fosse da parte sua, e per arrivare davvero a questo punto a condividere anche questa mia esperienza con voi, non più per sfogo, non più solo per sfogo, ma per condivisione, supporto, aiuto, per quello che io e voi ormai siamo abituati a fare. Per me lo sapete che la condivisione è terapeutica ed era davvero arrivato il momento di lasciare andare anche questo macigno condividendolo. Mi è stato fatto capire che proprio questo era il momento giusto per farlo e ho ascoltato semplicemente. Dal 2013 ogni volta che sono ritornata in Inghilterra o comunque mi sono allontanata abbastanza da casa, ho sempre avuto quella vocina in testa che mi diceva di preoccuparmi costantemente del fatto che una cosa del genere sarebbe potuta accadere di nuovo a una persona a me cara e che non sarei ritornata in tempo per cambiare gli eventi o comunque vivermi gli ultimi momenti di quella persona, insomma, che una cosa simile sarebbe potuta riaccadere in qualsiasi momento, molto più di quanto fosse la mia stessa paura prima di quell'anno, cosa che poi, come sappiamo tutti, può accadere indipendentemente da dove ci troviamo, cosa facciamo e via dicendo. Da quell'anno questa paura si è ingigantita a dismisura, ovviamente, però allo stesso tempo da quell'anno ho avuto la prova di essere sopravvissuta alla mia paura più grande, di averla affrontata in un modo o nell'altro e anche questa è stata una cosa che mi ha dato e mi dà forza. Io non lo so che cosa avrebbe pensato lei di questo video, ma lei è ancora presente online e ogni tanto la vado a trovare nei luoghi virtuali che ha lasciato, quindi non lo so, lo prendo un po' come una sorta di permesso da parte sua. Intanto mi sta raggiungendo il sole, mi avete visto in diverse ore della giornata in questo video, all'inizio di questo ero sveglia da poco e assolutamente non mi scuserò per non essere stata truccata, anzi. Presentabile in generale, spero di non aver straparlato perché in questo momento non me lo ricordo più. Spero soprattutto che questo video vi sia stato utile in qualche modo. Spero che le persone che in questo momento si trovano in una situazione simile abbiano il coraggio di soffrirla prima di tutto, affrontarla, accettarla e superarla. E spero naturalmente che alla mia mula abbia fatto piacere questo cambio di programma quest'anno, quindi non più nero su bianco, ma in video. A raccontare un po' di lei, di noi, un po' però, perché era molto 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 riservata. Spero di non averla mai delusa, nonostante tutto, e niente, vi ringrazio per tutto il supporto che mi date, specialmente tramite i direct di Instagram, quando appunto condivido di tutto tramite le storie. Sto pensando a quante tante altre cose avrei potuto dire, voluto dire, ma sono sempre in tempo a scriverle solo a lei, come al solito. Comunque sia, sento di aver passato insieme questa giornata. Oggi sono 5 anni da quando se n'è andata e sono contenta di aver ricavato qualcos'altro di buono dal brutto, ovvero questo video che magari potrà essere anche solo di compagnia a qualcuno. Basta davvero.